Ciao, devo alzare io, mi sa. Devo alzare un po' perché ho messo l'altezza giusta per girare poi il telefono e mettere la schermata giusta, quindi non voglio toccare niente. Allora, vediamo se siamo in diretta. Siamo in diretta, c'è qualcuno che mi sta guardando. Accendiamo sul PC, vediamo un po' se siamo in diretta. Lo so, mi vedete un po'? Ci sono, non voglio toccare niente. Allora, sì, ci sono. Fatemi aprire qui così La schermata è vedo. giusta, quindi non voglio Ecco, toccare. chi ti ha detto di mettere l'audio? Ok, l'audio è disattivato. Ciao Claudia! Ciao Patrizia, ciao Rosaria, ciao Gerarda. Allora, oggi una diretta single, nel senso che di solito c'è sempre almeno Gio che la fa con me o io che la faccio con Gio. Purtroppo ho avuto un imprevisto e quindi non è stato possibile oggi fare questa diretta insieme. Però comunque, insomma, è una diretta che andava fatta, avevamo avvisato e quindi non. Abbiamo preferito farla comunque e non rimandarla. Oggi c'è stato anche un po' di brutto tempo, quindi spero che la connessione vada comunque bene. Ciao Elsa, ciao Patrizia di nuovo, ciao Claudia. Sì, una diretta single. Un po' così. Allora, dicevo, scusate se sono un po' bassina, però ho posizionato tutto l'ambaradam e non voglio spostare la posizione, l'altezza, per poi comunque farvi vedere bene il piano di lavoro. Ok, che dite? Io mi sono fatta vedere, vi saluto col mio nuovo taglio, anche se sono un po' sporchi i capelli, me li ha fatti un po' cortini la parrucchiere i capelli e direi che vado a girare così. Adesso vi faccio vedere il piano di lavoro e vi faccio vedere anche il progetto che andiamo a fare questa sera. Ecco, magari lo alzo un pochino. Ok, allora è bruttissimo fare le dirette da sole perché comunque con il fatto che leggo in ritardo i vostri commenti e un po' mi spiace. Ciao Angela. Ciao Maria Bonaria. Allora, questo è il progetto che noi andiamo a fare oggi. E ve lo faccio vedere, però poi comunque ho fatto un video dove lo potete vedere meglio, perché sicuramente sì, ok, la connessione, però comunque diciamo che le immagini non sono mai come il video. Io mi sento un po' una cretina perché da tanto tempo che non faccio dirette single e quindi questo problema di ritardo dei commenti un po' mi destabilizza. Però io sono sicura che voi ci siete e che mi farete compagnia questa sera. Oggi sei dalla nonna Angela, sì, dai, non fa niente, puoi comunque seguirla in modo così approssimativo e poi so che comunque non ci metterai molto per realizzare questo album. Allora, ve lo faccio vedere l'album, è dedicato ai miei figli, a me e ai miei figli. Abbiamo passato una bellissima giornata al lago a pescare. C'era anche mio marito, ma ultimamente con le foto non va molto d'accordo. E quindi non c'è in questo album. Quindi questo album è dedicato a me e ai miei figli. Ve lo faccio vedere così approssimativamente. Ripeto, dopo vi metterò, appena finisce la diretta, vi metto il video così potete vederlo anche meglio con tutte le decorazioni. Allora, stasera lo facciamo. Io l'ho fatto direttamente con carte patterned questo. Però questa sera per non farlo uguale, perché avere due album uguali, insomma, lo farò
In base bianca, mi sono preparata tutti i pezzi. Claudia, lo so che sarai fierissima di me stasera. Mi sono scritta anche le misure sulla mia agendina molto fashion. E poi, allora, dicevo, io utilizzerò queste carte che sono molto belle, però hanno una grammatura un po' bassina. E quindi lo faremo in base bianca e poi lo rivestiremo con queste carte che mi piacevano molto. Allora, vi faccio vedere l'album. Ripeto, è un album dedicato a me e ai miei figli, dove abbiamo passato una giornata al lago a pescare. E si chiama Colora la vita. Questo è jeans. È un mio vecchio jeans, un po' elasticizzato, che mi piaceva da morire, però non potevo più camminare perché era bucato in diversi punti non molto consoni. Insomma, se era sul ginocchio, ok, ma quando i buchi ce li hai proprio davanti, insomma, non era proprio il caso. E quindi, siccome non volevo separarmi di questo jeans, ho deciso di utilizzarlo come copertina di questo album. Ciao Sara, stasera non hai cenato, eh? Noi abbiamo cenato alle 8, è una cosa proprio impossibile a casa mia, però questa sera ce l'abbiamo fatta. Non so cosa hai visto realizzato oggi, Nadia, però stasera lo vediamo insieme. Allora, ve lo faccio vedere. Ho cercato di lasciare pagine con foto e pagine soltanto decorate. I miei figli si sono divertiti tantissimo a pescare. Io spero che si veda bene, purtroppo c'è sempre il ritorno. Ciao Antonella, ciao Nunzia. E niente, qui c'è una piccola shaker. Ripeto, poi metterò un video per farvelo vedere meglio, anche perché sto vedendo che c'è anche un po' di ombra della luce. Purtroppo è bello fare le dirette alle 9 di sera perché adesso siete tutte ritornate a lavoro, però è anche brutto che non c'è la luce naturale, che alle 5 era veramente fantastica. Queste sono le mie tre pesti, Davide, Alessandro e Giulio. E questo è l'album che andremo a fare oggi. Un album, diciamo, a cascata. Ok? Siete pronte? Chi lo fa con me? C'è qualcuna che lo fa con me? Allora, questo lo mettiamo da parte. Iniziamo con le pagine. Io mi sono scritta tutte le misure. Mi sono già tagliata qualcosina per non perdere molto tempo. E inizieremo con le pagine più lunghe, che sono quelle più lunghe. Ok? Con le ultime pagine, che sono quelle più lunghe. Vai Maria, fantastica. Ok? Allora, Sara, tu volevi e vai a cenare, poi ti metti con calma, piano piano te le rimetti a fare l'album. Allora, questo ci serve per la copertina, non è? Sono scritta pure copertina per non sbagliarmi. Questo ci serve ancora per la copertina. Allora, partiamo, ripeto, con le pagine più lunghe, con le ultime pagine ci serve. Voi potete farlo direttamente con la Patterned se volete, come l'album che ho fatto io, oppure in base nera, in base bianca, quello che preferite. Potete farlo come volete. Allora, l'ultima pagina è di 10,6 per 30,5, ok? Dovete di solito togliere solo la cimosa e vi rimane il 30,5. Ok, allora 10,6
30,5. Vi do il tempo di tagliare perché io l'ho già fatto, quindi facciamo finta che lo devo tagliare e facciamo 10,6 per tutto 30,5. Sul lato lungo di 30,5 andiamo a fare le nostre pieghe a 12. Questo lo faccio insieme a voi, spero si veda bene. A 12 la prima piega e a 13,5. Ok, e ci andiamo a piegare con la nostra pieghetta. Che facciamo? Ci prendiamo il secondo foglio, questo lo mettiamo da parte. Il secondo foglio, lo stesso, lo tagliamo sempre a 10,6. Taglio per 30,5. Questa volta le nostre pieghe, sempre sul lato lungo, le andremo a fare a 14 e a 15. E le pieghiamo con la nostra pieghetta. Questa è l'unica pagina che metteremo. Ho la pieghetta sporca perché mi ha fatto un segno. Vabbè, tanto verrà ricoperto, non si vedrà. È l'unica pagina che andremo ad incollare all'interno. Vedete? Per fare la nostra cascatina. Abbiamo quasi finito le pagine, eh? È molto veloce. Allora, prendiamo la nostra colla così non ci sbagliamo. E andiamo già ad incollare queste pagine una dentro l'altra. Così, scusate se io ogni tanto mi avvicino i fogli perché sono un po' ciecata, voi lo sapete. Quindi questi due li andiamo a incollare uno dentro l'altro. Ci siete? Sì. Hai visto che smalto? L'ho messo oggi per te, Sara. Allora, andiamo avanti con la terza pagina, che è misura 10,6 sempre per 19,5 questa volta. Quindi 10,6 per 19,5. Sempre sul lato lungo andremo a fare le nostre pieghe a 8 e a 9,5. Andiamo bene a sistemare le pieghe, le nostre cordonature. E questa poi andrà incollata così, però incollata su questa parte qua al dorsino del nostro album. L'ultima pagina è piccina picciò. Sempre 10,6, avete capito che quella rimane fissa per 13,5. Le cordonature le facciamo a 6,5 e a 7,5.
Bene, allora, le pagine del nostro album sono terminate. La struttura è velocissima. Quello, diciamo, a cui ho prestato più attenzione è la posizione delle foto, la decorazione. Per questo è una cosa che non faremo stasera, perché insomma è una cosa personale, ci vuole un po' più di tempo per farla. Antonella, non ti preoccupare, ti ringrazio. Sì, la dispensa non l'ho fatta, però vi posso scrivere tranquillamente le misure, perché questa volta sono stata brava, me le sono scritte. Io di solito lo faccio un po' a braccio, ma infatti l'ho fatto prima a braccio l'album e poi ho detto vabbè, se devo fare la diretta adesso mi scrivo le misure e quindi le ho recuperate ad album finito, in pratica le misure. E quindi queste sono le nostre paginette. Allora, io cosa farei adesso? Visto che diciamo che la struttura è quasi bella finita, anche se dopo dobbiamo fare la copertina, io adesso perderei un po' di tempo per decorarmi le pagine. Quindi ditemi qualcosa, dai, che nel frattempo io mi matto tutte le pagine con la Patterned. Questa è 6. Per sempre 10,6, giusto, quindi possiamo fare un taglionetto. A me piace sempre lasciare, diciamo, 2 e 2, non di più. Quindi se è 10,6 dobbiamo fare 10,4, no, 10,2, scusatemi. Così magari chi è rimasto un po' indietro può recuperare. Allora, questa parte del fiore no. Facciamo 10 e 1 e 10 e 2. Ok, sì. Poi, giusto? Sì. Questo poi avevamo detto che è di 6. Dobbiamo fare 6 meno 4, 5, 6. Così è molto più facile per me decorare le pagine adesso che non abbiamo ancora incollato tutta la struttura. Ok? Ci siete? C'era Maria che lo stava facendo con me. Maria, ci sei? Molto semplice. Ok, allora adesso diamo un po' di alternanza, dentro magari mettiamo qualcos'altro e invece facciamo questo qui, che è sempre, vabbè, l'abbiamo detto, questo invece è di, questo qua invece è di, le metti bene la riga, Elena, è 6 e mezzo, quindi dobbiamo fare 6 e 1. 6 e 1. Sì, sto facendo. Bravissima Colombina. Colombina Maria, tanto ormai sei internazionale. L'interno poi lo facciamo con un'altra Patterned. L'interno come lo facciamo? Vediamo. C'era qualcosa di rosa che mi piaceva. Sì, questa qua. Sì, questa qua. Sempre abbiamo detto 10 e 2. Sì. 10 e 2. Questo. Abbiamo detto che è 6 e mezzo, 6 e mezzo, 6 e mezzo, 6 e 1. Invece l'altro era 6, giusto?
accorto era 6. Sì, e facciamo 5, 6. 5 e 6. Spero di non annoiarvi, però voglio proprio fare bello un po' su con le mani, devo restare, è vero, avete ragione. Ecco qua. Vabbè, alla fine, ripeto, la struttura l'abbiamo fatta. Adesso sto solo decorando, sto lasciando i due soliti millimetri da una parte e dall'altra per lasciare un po' di bordino bianco che ci piace. Ok. E stiamo decorando le nostre pagine. Ecco qua, la prima pagina l'abbiamo fatta. Allora, adesso questo va così e va così. Quindi io andrei di nuovo di verde e lo farei con quest'altra carta qua. Quindi abbiamo detto sempre i nostri 10 e 2. Sì, 10 e 2. E questa pagina, vediamo, è 8 e 8, quindi dobbiamo fare 7 e 6. Facciamo anche la parte dietro, uguale, che è di 10 e facciamo 9 e 6. Invece 6 e 9, 6 a posto e andiamo ad incollare. Me piace, ripeto, lasciare sempre quei 2 mm, sì, non di più perché sennò poi è un po' troppo. Ti stupirò, Claudia, perché ho messo anche il biadesivo per la copertina, il chipboard. Già, questa volta mi sono attrezzata. Sono stata brava. Sarai fiera di me. Ciao Marilena, ciao Adriana. Sì, grazie per il bacio. Non importa se mi guardi in differita. Tanto comunque lo sapete. Qui rimane tutto. Allora, per fare l'interno utilizziamo questa diversa con i pallini per dare sempre questa alternanza di colore che ci piace. Ok? E facciamo sempre i nostri 10 e 2. Scusate se non leggo sempre i commenti, però purtroppo da sola o taglio o guardo o leggo o faccio chiacchiere, diciamo. Allora, facciamo l'interno. L'interno, che è sempre quello, 10 e 6, il primo era 8, il secondo era 10, ora ricordo. Quindi se il primo era 8, facciamo 7, 6 e 9, 6. E ci siamo finiti anche la nostra seconda paginetta. No, io Claudia non sono sempre bravissima. Io improvviso sempre tanto, molto, ma proprio tanto. Invece questa volta, fare questo album mi è piaciuto tantissimo. Ripeto, ci tengo veramente tanto, 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 perché ho passato un periodo un po' bruttino. C'è chi lo sa, chi un po' meno, ho cercato sempre di farlo vedere poco. E quindi ci tenevo tantissimo a questo album. E
Questo pezzo, cosa ho fatto? Ho tagliato male? No, no, è giusto. E sono io che non ci vedo perché è tutto bianco. E ci tenevo tantissimo, quindi mi sono messa con la santa pazienza e poi mi sono messa con la santa pazienza anche a recuperare tutte le misure. Quindi questo e questo. Ok, adesso possiamo rifare con questa carta qua. La prima verde, vediamo questo quanto misura, vediamo se ce la facciamo a farlo con quell'avanzo di carta, 12, quindi 11, 6, 11, 6, sì, ce la facciamo, 11, 6. Undici, sì. E quindi poi ci sarà anche 11,6 dentro. Scusate, io mi avvicino sempre il foglio, mi dimentico che lo devo tenere a vista. Ok, quindi l'interno lo possiamo fare come vogliamo. Sì. Perché dopo questo va qua, poi ci abbiamo quello. Io direi di tagliare un po' questo fiore, lo mettiamo? Sì, ok, ci sta. Allora, facciamo così, tagliamo sempre a 10 e 2. E cerchiamo di prendere questa parte del fiore così. Quindi tagliamo qui un po' e poi facciamo il nostro 11. Abbiamo detto 11, 6, sì. Perfetto. Questo che sto facendo, sì, Claudia. Certo, se poi ti piace come viene, perché ovviamente farlo così in diretta, veloce, veloce, senza prendere bene le misure, le cose. Sì, se vuoi, se ti piace, certo, è tuo. Allora, vediamo dove ho messo la riga. Iniziamo a perdere i pezzi. Questo qui è di 14, quindi 13 e 6. Ce la facciamo, sì, con questa carta, sì. Ok. Mamma mia, scusate, mi dimentico. Ok, 13, 6. 6, 13, 6, 13, 6. Belle queste carte, vero? 13, 6 anche dentro. Cosa mettiamo dentro? Cosa mettiamo dentro? Ci vuole qualcosa. Mettiamo questo fiore qua. Sì. Allora, sempre 10, 2. Abbiamo detto 13 e 6. Ecco qua. Giusto? Ho sbagliato? No, 13 e 6. Allora, Sara, è un pad di Artemio, se non ricordo male. Sì. Il nome però non lo so, non me lo ricordo se c'ha il nome, è un proprio strano come nome. Io ho anche questi adesivi bellissimi che poi magari dopo possiamo usare. L'unico problema di questo pad è che la grammatura è un po' bassina, sono un po' troppo
Leggeri, saranno 110 grammi, forse anche meno, 80 grammi. E quindi sono molto belle come carte, però l'unica cosa che non mi piace è la grammatura, quindi andavano per forza utilizzate in questa maniera. Allora, quindi l'alternanza, non mi fate perdere l'alternanza, che voglio rispettare perché ci tengo. Righe, solo che le righe mi sa che adesso è corta. Abbiamo solo questo pezzetto qua a righe. Sì, dobbiamo tagliare quest'altro delle righe. Quindi sempre 10 e 2. Sì, ce n'ho un paio di dentelle, però un 120. Bah, forse sì, sarà un 120. È molto leggera. Non è. Io sono di solito, come ho lavorato con quelle di Creative Studio, mi piace più lavorare con carte più pesantine, diciamo. Allora, questo è 15 e mezzo. Sì, 15 e mezzo. 15 e 1. 15 e 1. E quindi anche l'interno poi sarà 15 e 1. 15 e 1. Vediamo come lo facciamo l'interno. Allora, l'ultima è le palline, dobbiamo mettere, sì, quindi 15 e 1, come lo possiamo fare? Vediamo che pezzo c'è rimasto, forse questo, sì, 15 e 1, così. C'è anche una farfalla qui che non avevo visto, molto bella. E niente, spero di non annoiarvi, però abbiamo quasi finito con il rivestimento delle nostre pagine. E poi passiamo alla copertina. Allora, io l'ho fatta in jeans. Stasera la facciamo di carta e la rivestiamo. Quindi potete farla in jeans, in stoffa, come ovviamente più preferite. Quindi questo adesso dobbiamo mettere le nostre palline dorate. No, cosa sono dorate? No, è un rosa quello. Questo è corto, dobbiamo fare un altro pezzo. Da 10 e 2, sempre 1 e 2. 2. Lungo, questo è un po' più lungo, è lungo 17 circa, quindi facciamo 16 e mezzo, 16 e mezzo. Sono rilassante, eh? Eh sì, oggi non sto gridando, i miei figli stanno facendo i bravi. Stanno facendo i bravi, hanno cenato oggi, stanno tranquilli, stanno giocando in stanza e quindi sì, ci possiamo rilassare per bene. L'ultima, vediamo un po', qualche pezzettino che c'è avanzato. Questo un po' cortino. Facciamo di nuovo così. Questo no, questo no. Questo non va bene. Lo facciamo con questo. 10 e 2 sempre. Per 16 e mezzo.
Ok, ci siamo, abbiamo finito. Ecco qua. Ok, allora le nostre pagine sono pronte. La nostra cascatina è pronta. Ok, poi ci mettiamo gli adesivi un po' così. E adesso passiamo a fare la nostra copertina. Allora, i miei appunti dove sono andati a finire? Allora, per la copertina, eccola qua, io ho preso un foglio 36x15, cioè, o meglio, io ho preso il jeans 36x15 circa. Il jeans, insomma, era un po' ad occhio, tagliato in un modo incomprensibile, e vabbè. Voi potete tranquillamente prendere due fogli bianchi, anche quelli da stampante, e li incollate con un pezzettino di carta al centro, ok? E poi prendiamo i nostri pezzettini. Ta-da! Messo già il biadesivo. Allora, ci serve un pezzo 11x4, 1 11x7 e 1 11x9. Mi sembra di averli scritti tutti sul post, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Questi come vanno messi? Vanno messi esattamente così. 11x7, 11x4 e 11 per 19. Ok? Adesso ce li posizioniamo. Poi, se avete il fantastico attrezzino della Jo, andate proprio belle veloci veloci e non vi sbagliate. Quindi adesso procediamo come sempre, come si fanno di solito tutte le copertine. Cercate di lasciare sempre i 2 cm su tutti i bordi. E lasciate quei 4 mm da un chipboard e l'altro. Se non riuscite a farlo magari con la riga, vi mettete un pezzettino jolly in mezzo e vi aiutate così. Io più o meno ormai con questa riga, con i quadrettini, riesco a orientarmi. Però se non lo metto storto è meglio, diciamo. Che mi dici, Bar Maria? Maria Bonaria? Ci sei? Ok. Mettiamo un po' questa carta. Mi sono persa le misure della copertina. No, non ho usato nessuna colla spray. Ho semplicemente utilizzato il biadesivo e ho la colla, quella la Flash Bond. No, no, per la stoffa ho utilizzato il biadesivo. Angela, allora te le hai riscritte le misure della nostra Claudia? Grazie, Claudia. 11x7, 11x4 e 11x19.
Con i fenicotteri, bellissimo, Maria. Bello. Sì, ultimamente anche le copelle di Gio vorrei provare. Vorrei iniziare a fare qualche copertina in ecopelle, che secondo me è una figata pazzesca. Come non so se avete visto l'ultimo album del corso che farà la Gio. Quello a forma di macchinina che è veramente, veramente spettacolare. Non so se mi spiego. Allora, io vorrei tagliare questo pezzettino, solo che mi serve questo, perché se no taglio la carta. Allora, dicevo, lasciate sempre 2 cm intorno. Così potete tranquillamente mettere il biodesivo. I miei 2 cm sono i 4 quadratini di questa riga. Questo lato è rimasto un po' in più e me lo taglio. Ok. Poi che si fa? Vi aiutate un po'. Sempre col chipboard. Se non avete l'attrezzino della Jo, fantastico. E magari non volete proprio farlo così in crudo con la taglierina o con le forbici. Volevo la matita, ma in questo momento non la trovo. Dove si? Ecco, ti pareva che non dovevo trovare una cosa? Vabbè, facciamo così e ci segniamo gli angolini da tagliare. Aiutandoci con un chipboard avanzato, così almeno siamo sicure di lasciare l'angolino giusto. Ok, e adesso procediamo a tagliare i nostri angolini. Claudia, tranquilla, ma non ti preoccupare. Purtroppo lo so che a quest'ora c'è chi cena, c'è chi deve dare da mangiare al marito, ai figli. Non c'è nessun problema. Tanto, come sapete, la diretta resta. Dopo mi metto il video dell'album, così lo vedete. E poi vi riscrivo anche le misure delle pagine. Poi, biadesivo. Io procedo sempre da questi due lati, dall'alto e dal basso, perché dopo vi faccio vedere che se l'angolino non viene proprio giusto, potete rifinirlo tagliando un po'. Tata, pure tu in ritardo, oggi. Ok. Mettete la carta in dentro. Ciao Ilaria, ti ho mandato una happy mail, chissà quando arriverà. Allora, ciao Lucia, spero di non aver dimenticato di salutare nessuno. Ok, e adesso andiamo a fare le parti più lunghe. E io con la stoffa, col jeans, ho praticamente fatto alla stessa maniera, sempre con il biadesivo, come avete visto. Si è attaccato benissimo.
Non ho avuto nessun problema. Nessun problema. Ok, qua. Mettiamo anche il biadesivo dall'altra parte. In questa parte un po' più tranquilla vi posso leggere. Sempre arrivano un po' in ritardo i commenti, però so che ci siete, che mi state facendo compagnia. Non so da quanto tempo vi sto tediando. Vediamo un po' se si esce. Non esce. Vabbè, non importa. Ma tanto abbiamo quasi finito. Se c'è qualche domanda che mi volete fare, ditemi pure, che io con il solito ritardo poi vi leggo. No, Tata, ho usato il biadesivo. È vero che è un jeans, non era proprio un jeans di quelli proprio strong, jeans normale, era un jeans elasticizzato, quindi forse magari con un jeans normale è meglio usare la flash bond. Invece il mio era proprio un jeans leggerino, da donna, diciamo. Ok, adesso facciamo quest'altro lato qua. Perfetto. Capito cos'è che macchia? È il mio smalto. Direi che per lo scrapbooking lo smalto non va bene perché lascia i segni. Non lo metterò mai più. Allora, adesso andiamo a rivestire la parte interna. Allora, le misure dell'album sono fatte in modo tale che con una striscia sempre 10,6 x 30,5 riuscite a rivestire con tutta la carta patterned l'interno della copertina. Quindi questa è la nostra 10,6 x 30,5 e andiamo a rivestire la copertina interna. Ok? Quindi voi potete farlo tranquillamente con la patterned come l'ho fatto io. Allora io di solito uso il biadesivo, però adesso mettere il biadesivo, insomma, su tutta questa parte qua mi sembra un po' eccessivo. Quindi andiamo di colla. Perché mi piace che col biadesivo poi riesco tranquillamente a lavorarla nelle pieghe, però anche con la colla si può fare lo stesso, eh? Non è che è solo una questione di... Sì, infatti, Sara, sto macchiando un po' tutto con questo smalto rosso, meno male che devo rivestire. Allora, dicevo, non è che con la colla non si può fare, è più una cosa a gusto personale, insomma. Io mi trovo meglio con l'adesivo su alcune cose. Ok, andiamo a mettere
messo dritto. Sì. E adesso andiamo a fare le nostre pieghe. Piano piano andate ad infilare la carta nelle pieghe. Credete a me, non tanto mi piace la colla perché fa l'aria. Io preferisco il biadesivo. Soprattutto nelle pieghe. Ok, facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Perché se non vi fa questo movimento anche dall'altro lato, non lo fate proprio l'album, perché rischiate di buttare tutto, nel senso che la struttura non vi reggerà le pagine. Ok, aspettiamo ancora un po' che la colla si asciuga. E rivestiamo questo pezzo interno e questo pezzo. Questo è il dorsino. Ci andremo ad incollare le nostre pagine. Quindi io direi che possiamo anche non decorarlo. Allora, vediamo che pezzettini ci sono rimasti. Io farei questo, sì, perché ne abbiamo di più. No? No, bugia. Non va bene. Questo no. Sono tutti più piccoli. Sono tutti più piccoli. Questo però no. Questo va bene qua. No, sono tutti più piccoli. Allora, dobbiamo prendere un altro foglio. Tanto, come sapete, io non butto via niente, tutta questa carta verrà sicuramente utilizzata per qualcos'altro. Allora, prendiamo questo foglio e lo tagliamo sempre a 10,6, no, 10,2, perché stiamo rivestendo. Tata, non ti sto leggendo, un attimo solo che ti leggo. Allora, vedi che io mangio le unghie e non metto lo smalto e fai bene. Ma non è asciutto perché macchia. No, l'ho messo oggi pomeriggio alle 4. È impossibile che non sia asciugato, dai. Allora, andiamo a rivestire l'interno. Questo è un 7. Un 7, sì, quindi facciamo un 6,6 e questo è un quasi 19, sì, è un 19, sì, 18,6, quindi abbiamo detto 6,6. 6 e 6 è un 18,6. Io però sì, non ho valutato che quello non deve finire così, ma deve finire in verde perché c'è già la pallina, quindi questo non va bene. Lo so, non mi state più seguendo, però ripeto, è solo una questione di rivestimento. Questa, la struttura è già bella che è finita. Ups. Allora, andiamo a rivestire l'interno. Basta parare di smalto, forza! Una scena del crimine, sì, una scena del crimine. Allora, mi sta abbandonando anche la colla adesso.
Mi ha abbandonato la colla, è finita. Ok, nessun problema. No, adesso ci sto un po' perdendo con i commenti. Vi ho un po' perso un po' con i commenti, non vi sto seguendo. Infatti sto anche mettendo la carta al contrario. Allora, dicevamo, questo abbiamo rivestito. Ok. Adesso andiamo a incollare le pagine. Le pagine le incolliamo tranquillamente così. Così e così, ok? Partiamo da quella più lunga. Colla, biadesivo, quello che vi piace di più. Lasciate qualche millimetro, non lo mettete proprio dove c'è la piega del dorsino. Ok, aiutatevi un po' con la pieghetta. State attente, ancora le pagine vanno storte. E fate incollare. Ciao Gio! Si sente molto la tua mancanza stasera. L'altra pagina l'ha incollata esattamente accanto. È una collezione di Artemio. Non so se Gio ne ha ancora un po' in casa di questa carta. Ecco qua. Aspettiamo un po' che la colla faccia effetto. Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Da quanto tempo sono in diretta con voi e i miei figli non sono venuti neanche una volta? No, tranquilla, Gio. Io avevo più paura per la connessione, però alla fine vedo che si vede anche abbastanza bene. Ok, ecco qua. Pieghiamo un pochino. Adesso andiamo a rivestire l'esterno con questa bella carta legno, sempre della stessa collezione. Quindi abbiamo detto che è 11, quindi dobbiamo fare 10 e 6.
10 e 6. Poi questo pezzo è da 7, quindi 6 e 6. Poi abbiamo il pezzo da 4, quindi 3 e 6. Ho studiato, ragazze, ho studiato. Qua. E poi dietro è 19, 18 e 6. Ci siamo, abbiamo finito. Nulla, Sara. Non so se si vede qua, una attaccata all'altra, cioè nel senso dove c'è quella piega là, l'attacchi al dorsino. Ok? Spero di essermi spiegata bene. Vedi 1, 2 e 3, le pagine 1, 2 e 3. Ok? Ma io non ce ne accorgiamo del tempo, ma io non ho proprio capito da quanto tempo sono in diretta. Vabbè, non fa niente, tanto il progetto è finito. Non abbiamo quasi finito. Poi ripeto, le decorazioni sono una parte un po' più lunga. Giulia, sei arrivata proprio quando abbiamo finito. No, tranquilla, vi potete rivedere quando volete la diretta e penso che la Jo poi riuscirà a metterla anche su YouTube. Ci sono? Sono ancora in video? Sì. Eccola qua, ecco la nostra struttura pronta. Ho macchiato di rosso anche tutto il... Penso che non mi metterò mai più lo smalto, ragazze. Ora ve lo dico, questa è stata la prima e l'ultima volta. Solo semipermanente. Devo andare dall'estetista. Allora, questa è la nostra struttura. Siamo riusciti anche a decorare le pagine interne con questi fiori. Bellissimi. Va bene, Giulia. Sì, dopo cena mi guardi. Poi ho anche questi adesivi meravigliosi che possiamo mettere. Magari che escono così, come ho messo qui nell'album. Possiamo mettere un sentiment tu sei unica. Sono come dei francobolli, sono bellissimi. Così. Un po' di fiori che escono qui sul verde, mi piace di più sul verde. Ecco qua. Vabbè, io direi che vediamo un po'. Sono in diretta da quanto?
da 1:05. Direi che sono stata bravissima, Claudia, vero? Anche nei tempi giusti. Allora, questo è l'album che abbiamo fatto stasera. Sì, lo smalto no, non va per niente bene, non lo metterò mai più. Adesso, appena finisco la diretta, vi metto il video di tutto l'album pagina per pagina. Sono contenta che vi sia piaciuto il progetto. Spero di vederne tanti realizzati perché per me è un motivo di orgoglio vedere quando i nostri progetti vi piacciono e quindi li realizzate. E niente, io adesso magari mi faccio vedere un po'. Adesso posso anche abbassare la camera, direi. Eccoci qua. Eccomi qua. Allora, io vi saluto. Spero che la diretta di stasera vi sia piaciuta. Questo è l'album. Adesso vi metto il video. Vi scrivo anche le misure, che questa volta sono stata proprio brava, 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 brava. Ce le ho scritte tutte qua. Vi metto anche le misure. E non sto leggendo più i commenti. Bravissima Gaia, brava, fallo tu perché so che la mamma con i mini album è un po' così, però io so che tu ce la fai. Allora, io vi saluto con l'album che abbiamo fatto stasera. Vi mando un bacione grande, grande, grande. Alla prossima, ciao!